un'altra maratona, ma alla fine la vince sempre la Lube. No, no, non è così. Però la Lube ha dimostrato cuore un'altra volta, tanta resilienza. Loro sono partiti giocando benissimo, sia in fase break che in fase cambio palla. Però noi pian piano siamo entrati in partita, non abbiamo mai mollato e un'altra dimostrazione di cuore. La panchina è stata ancora una volta decisiva, siete riusciti a cambiare tutto il possibile. Questa è la nostra forza, non abbiamo solo due o tre protagonisti, abbiamo 14 persone, 14 giocatori che possono fare la differenza e è questo che fa la Lube l'anno scorso che ha vinto e la Lube di quest'anno continuare a arrivare in finale. Però anche Bruno ha fatto la sua parte, diciamo, fino alla fine cercando di smarcare i compagni. Questo è il lavoro del palleggiatore. Sicuramente in una partita come oggi, dove loro battevano molto bene, in alcuni momenti dovevo pensare a essere preciso, a provare di capire meglio chi andava meglio in partita, che più per smarcare, perché loro battevano veramente forte. Pian piano la nostra ricezione è andata meglio, sono riuscito a cambiare un po' il gioco e lì riuscire un po' a smarcare anche i nostri attaccanti.